Un saluto a voi amici del web, il video di oggi inaugura la nostra piccola serie monografica dedicata alle erbe selvatiche. Il video di oggi è dedicato al tarassaco o dente di leone e alla cicoria selvatica, due comunissime erbe selvatiche appartenenti alla famiglia delle asteracee ex composite, la stessa di moltissime altre erbe coltivate da insalata, lattughe, cicorie, radicchie e indivie, nonché dei cardi, dei carciofi, dei topinambur, scorza bianca, scorza nera e bardana. La prima caratteristica peculiare di questa famiglia è l'abbondanza di carboidrati a base di fruttosio, per digerire i quali noi non abbiamo enzimi, per cui agiscono come fibra alimentare. Il principale di questi carboidrati non digeribili è l'inulina, fatta da lunghe catene di fruttosio, e poi altri a catena più corta che chiamiamo nel complesso FOS, frutto oligosaccaridi o fruttosani. La seconda caratteristica invece, che è specifica della sottofamiglia dei salad greens, le erbe da insalata, botanicamente asteracee, sottofamiglia cicoridee tra i blactucee, è la presenza di una particolare classe di metaboliti secondari, i lattoni sesquiterpenici, che sono i responsabili principali del sapore amarognolo di queste piante, ma anche di molte delle loro proprietà medicinali. Tarassaco e cicoria selvatica sono entrambi perenni, entrambi originali dell'Europa, ma talmente resistenti da essere ormai diffuse ovunque e crescono spontaneamente in moltissime parti, soprattutto dell'emisfero nord. E questo è un altro dei loro tanti vantaggi. Crescono con facilità praticamente ovunque ci sia un po' di terra per conto loro, senza bisogno di cure particolari o fitofarmaci. Le possiamo trovare facilmente facendo una passeggiata e raccoglierle liberalmente senza preoccuparci di minacciarne la specie. In Italia producono foglie praticamente tutto l'anno, al sud e anche al nord sono tra le prime foglie da insalata che crescono alla fine dell'inverno e le ultime ancora disponibili a autunno inoltrato. Naturalmente, anche se sono diffuse come selvatiche, nessuno ci vieta di coltivarle. Entrambe si possono coltivare facilmente anche sul davanzale in un vaso che sia profondo almeno 20 cm per via delle radici a fittone. Non tutte le asteracee selvatiche sono gradevoli al palato perché troppo amare. Molte delle specie che coltiviamo oggi come foglie da insalata, ad esempio, sono frutto di secoli di selezioni e incroci che hanno prodotto varietà con note amarognole controllate come indivie e radicchi, o non amare del tutto come la lattuga. Ma in realtà la lattuga selvatica è tutt'altra cosa: non solo è decisamente amara, ma produce una secrezione lattiginosa, da cui il suo nome, ricca di sostanze psicotrope, con un marcato effetto ipnotico e sedativo simile a quello dell'oppio, e per questo non è considerata commestibile. Fate conto che il suo nome scientifico è Lactuca virosa, cioè tossica. Curiosamente, Ippocrate raccomandava proprio la lattuga per curare i disturbi del sonno, ma è probabile che ai suoi tempi il contenuto di queste sostanze fosse molto più elevato anche nelle varietà coltivate. Oggi invece, con altri 2,5 millenni di selezioni e incroci, questo effetto ormai è diventato estremamente marginale. Cicoria e tarassaco invece sono sì decisamente amarognole, ma non hanno principi tossici o psicotropi e sono perfettamente adatte per il consumo alimentare anche nel loro stato selvatico, quindi si possono raccogliere durante le nostre passeggiate fuori porta e mangiare tranquillamente. Di tarassaco o dente di leone sono note quasi 3.000 specie, la più diffusa delle quali è di gran lunga Taraxacum officinale. Si riconosce immediatamente dalle sue foglie con la tipica forma frastagliata e dai fiori gialli che svettano sulle foglie. In realtà, botanicamente, ogni petalo giallo è un fiore a sé stante, e quando questi fiori col procedere della stagione vengono fecondati e gli ovai si trasformano in frutti, il tutto si trasforma in un soffice globo di peletti bianchi che, se ci soffia sopra il vento o ci soffiamo sopra noi, si staccano e come paracadute portano in giro i semi attaccati alla loro estremità. In alcuni paesi, soprattutto in Europa dell'Est, viene coltivato a scopo alimentare. Anche in Italia ogni tanto fa capolino al supermercato, ma per di più si tratta di una pianta selvatica, è talmente ubiquitario che coltivarlo a scopo alimentare non vale la pena. Varie specie invece vengono coltivate per l'estrazione di gomma naturale dal lattice delle sue radici, ma sono varietà selezionate apposta. Nel tarassaco selvatico, comunque, se tagliate lo stelo del fiore riuscite a vedere un po' di quella secrezione lattiginosa. La cicoria selvatica, nota anche come cicoria dei campi o radicchio selvatico, nome scientifico Cicorium intibus, cresce in piantine da 15-20 cm fino a un metro e oltre. Le foglie più giovani sono allungate e arrotondate, poi frastagliate via via che crescono. È anche lei immediatamente riconoscibile nei campi primaverili ed estivi grazie ai suoi inconfondibili fiori azzurri, quasi sempre gli unici fiori azzurri del campo, a volte tendenti verso il rosa o il violetto, dai petali stretti e lunghi che terminano squadrati e leggermente frastagliati, che si aprono al mattino e durano lo spazio di qualche ora prima di appassire sotto il sole.
Ne esistono anche molte varietà coltivate in tutto il mondo, sia per utilizzo alimentare diretto, ma soprattutto indiretto, come la torrefazione delle radici per il sostituto del caffè, la produzione di infusi e l'estrazione di componenti, in primo luogo l'inulina. Dal punto di vista nutrizionale, la prima osservazione naturalmente è che, come ormai ben sappiamo, trattandosi di erbe selvatiche hanno una densità nutrizionale molto alta perché non hanno subito quel progressivo impoverimento nutrizionale che è toccato invece alle piante selezionate dall'agricoltura per la coltivazione. Ad esempio, se noi facciamo il confronto tra la lattuga e il tarassaco, vediamo a colpo d'occhio quanto quest'ultimo è più ricco di micronutrienti. Vedete che ha il triplo delle proteine, il triplo della fibra, il triplo dei carboidrati disponibili, molti più lipidi, peraltro ottimi perché con moltissimi insaturi, coi minerali neanche parlarne, 14 volte più calcio, 10 volte più ferro, più del quadruplo del magnesio e dello zinco, il triplo del potassio, 6 volte più rame, più del doppio del manganese. E lo stesso scenario per le vitamine: 13 volte più vitamina C, 20 volte più vitamina E, 30 volte più vitamina K, quasi 20 volte più vitamina A come precursori carotenoidi, e anche delle vitamine del gruppo B è molto più ben fornita: 5 volte più vitamina B1, 10 volte più B2, 5 volte più B3, 7 volte più B6. Per quanto concerne la fibra, abbiamo detto, si tratta soprattutto di inulina, questo particolare tipo di fibra solubile della famiglia del fruttosio, usato sia in industria alimentare, ad esempio nei prodotti senza grassi o senza zuccheri o per cambiare la texture, ma soprattutto per la sua spiccatissima funzione prebiotica. L'inulina promuove soprattutto gli ottimi bifidobatteri e numerosi studi ne confermano una spiccata capacità immunostimolante di abbassare il colesterolo circolante, i trigliceridi circolanti, di aiutare a controllare la glicemia e poi anche, trattandosi di fibra solubile, anticostipazione e di regolazione dell'appetito. Ancora più delle foglie, le più straordinarie fonti di inulina sono le radici, che in questa famiglia botanica la stoccano come polisaccaride di riserva. Le radici di cicoria ne sono una delle fonti naturali più abbondanti in assoluto, ne contengono in media tra il 10 e il 20% in peso, ma con ampie variazioni. In primavera può scendere al 2%, ma in inverno, quando in genere vengono raccolte, può arrivare fino al 40%. Radici di tarassaco ne ha solo leggermente meno. Per quanto riguarda le proteine, non solo sono in quantità tutt'altro che trascurabili, ma sono anche di migliore qualità. Sia le foglie di tarassaco che quelle di cicoria selvatica infatti hanno un profilo amminoacidico molto interessante, tanto che la cicoria è proposta anche come una delle possibili biomasse maggiormente sostenibili per l'estrazione di isolati proteici, tanto più che l'industria ne usa soprattutto le radici per l'estrazione di inulina o la torrefazione, e poi si trova con grandi biomasse di fogliame. Sulle vitamine, oltre alla generale abbondanza già menzionata, segnalo in particolare che il tarassaco è uno dei vegetali più ricchi in assoluto di beta carotene, più o meno al pari delle carote, e dunque fonte di provitamina A. E anche la vitamina C è davvero molta. Per essere una verdura, nella seconda metà dell'Ottocento, durante la spedizione di Crimea, essendo la cicoria abbondante, fu proprio incoraggiando il consumo fresco in abbondanza delle foglie e la masticazione delle radici che si riuscì a fermare il dilagare dello scorbuto tra i soldati piemontesi comandati dal generale La Marmora, anche se poi arrivò il colera e vabbè. Sui minerali notiamo, oltre all'abbondanza di calcio, anche il suo rapporto favorevole col fosforo, che ne fa dunque contributori positivi di calcio, e poi la grande abbondanza di potassio abbinata al contenuto assai basso di sodio, che spiega largamente il forte effetto diuretico di questi alimenti. Passando alle sostanze extranutrizionali, come dicevamo all'inizio, quelle caratteristiche delle asteracee sono innanzitutto i lattoni sesquiterpenici, come ad esempio la taraxicina o la lactucina, principali responsabili del sapore amarognolo e dell'effetto spiccatamente antinfiammatorio, in quanto forti inibitori delle ciclossigenasi 2, da cui le proprietà analgesiche attribuite dalla medicina tradizionale a queste piante. Sono anche studiati per le loro proprietà antimicrobiche e antitumorali. Poi abbiamo numerosi composti terpenoidi, inclusi alcuni fitosteroli, come ad esempio il taraxasterolo, abbondante soprattutto nelle radici e dall'effetto ipoglicemizzante, e vari oli essenziali come canfora e cimene dall'effetto antielmintico e antifungino. In terzo luogo abbiamo anche molti polifenoli, principali responsabili dell'attività antiossidante, e questa volta sono le foglie e i fiori ad averne di più rispetto alle radici, tra i 400 e i 700 mg sul fresco. Si tratta soprattutto di acidi fenolici, quali il caratteristico acido cicorico, l'acido caffeico e l'acido clorogenico, poi cumarine come la cicorina, flavonoidi e lignani.
Altra buona notizia, per quanto riguarda principi tossici antinutrizionali, non abbiamo quasi nulla. Niente tossine o alcaloidi antinutrizionali, nitriti basso livello, saponine poche, lectine pochissime, niente antitripsine, niente ossalati. Rarissimi anche i casi di reazioni allergiche. Tarassaco e cicoria sono entrambi considerati GRAS, cioè tossicologicamente sicuri e utilizzabili anche in gravidanza e allattamento. Anzi, in passato il tarassaco era considerato un galattogogo, cioè in grado di stimolare la produzione di latte materno. E questo ci porta al capitolo delle proprietà medicinali. Il tarassaco ha una lunga storia di impiego come pianta medicinale. Ne troviamo testimonianza già presso gli antichi greci, con Teofrasto, Ippocrate, gli arabi con Avicenna e poi ampi utilizzi nella medicina popolare turca, in quella messicana, nella medicina tradizionale cinese e in quella indiana, soprattutto per il trattamento del diabete, delle malattie del fegato, delle infezioni e dei tumori. Oltre all'uso interno delle sue varie parti, sono noti anche molti usi esterni, come ad esempio in pacchi o persino fumare le foglie essiccate come rimedio per la tosse. Non è da meno la cicoria selvatica, utilizzata e apprezzata già dagli antichi egizi per le malattie del fegato e la pulizia del sangue, poi anche dai greci e dagli antichi romani, che ne apprezzavano oltre alle virtù medicamentose anche le proprietà digestive, tanto che anche nei banchetti luculiani la cicoria fresca era sempre presente in abbondanza tra le varie portate. Per una rassegna più completa degli utilizzi medicinali del tarassaco e delle sue varie parti, sia quelli tradizionali che tutti gli studi sperimentali pubblicati in letteratura scientifica a loro conferma, vi suggerisco queste tre review che vedete qui a fianco. Per quanto riguarda invece la cicoria, ci sono queste altre tre review molto belle e complete che fanno un ottimo compendio di tutti i vari utilizzi tradizionali e delle varie evidenze scientifiche a loro sostegno. Siccome sono del tutto simili per composizione e utilizzi, fatte salve piccole differenze, qui vi presento una veloce rassegna delle principali virtù medicinali comuni a queste due piante, per le quali sussiste una solida plausibilità scientifica. Come abbiamo già accennato parlando del profilo nutrizionale, abbiamo un riconosciuto effetto antiossidante, principalmente per i polifenoli, e antinfiammatorio, principalmente per i lattoni sesquiterpenici. In un clinical trial, l'estratto di radice di cicoria è stato usato con successo nei pazienti sofferenti di osteoartrite e l'effetto positivo è in larga parte dovuto alla sua azione antinfiammatoria. Probiotico, soprattutto a vantaggio dei bifidobatteri, per inulina e FOS, immunomodulante, sempre per via dei polisaccaridi, diuretico, fate conto che il nome popolare del tarassaco in francese è pissenlit e in tedesco pisskraut, e questo effetto è stato verificato anche sperimentalmente in uno studio clinico. E anche diaforetico, cioè induce la sudorazione. Coleretico e colagogo, vale a dire che favoriscono la produzione epatica e la secrezione di bile dalla cistifellea. Questo da un lato favorisce la digestione dei lipidi, bene facevano dunque gli antichi romani a mangiarsi la cicoria tra una portata e l'altra dei loro banchetti, e poi anche un effetto ipocolesterolemizzante, perché la bile è una delle vie di eliminazione del colesterolo prodotto dal fegato. Blandamente lassativo, sempre a causa della sua fibra solubile, anch'esso verificato sperimentalmente in un clinical trial su pazienti con costipazione intestinale. Epatoprotettivo, con ampia modulazione degli enzimi detossificanti di fase 1 e fase 2, l'effetto epatoprotettivo della cicoria è ampiamente documentato nel modello animale, ad esempio somministrando ai topi una dose normalmente letale di acetaminofene, che è tossico per il fegato, morivano il 100% dei topi di controllo, ma solo il 30% di quelli a cui prima era stato somministrato un estratto di cicoria, vale a dire una riduzione di mortalità del 70%. Se si unisce questo effetto epatoprotettivo all'effetto diuretico, e quindi eliminazione delle tossine attraverso le urine e pulizia delle vie urinarie, l'effetto diaforetico, quindi promuovere l'eliminazione delle tossine anche attraverso la pelle, oltre che con la diuresi, leggermente lassativo, quindi promuovere la pulizia dell'intestino, poi l'effetto antiossidante e quello probiotico, voi capite facilmente perché facevano molto bene le nostre bisnonne a utilizzare regolarmente queste due erbe nelle cure detossificanti di primavera. Abbiamo visto che uno degli utilizzi ricorrenti in medicina tradizionale riguarda il diabete. Certamente queste piante hanno un importante effetto ipoglicemizzante e dunque aiutano nel controllo di glicemia e insulinemia. Questa review esamina il profilo di composizione del tarassaco e gli studi disponibili in letteratura per capire un po' meglio quale può essere il potenziale antidiabetico di questa pianta. Questa invece approfondisce il potenziale antidiabetico e i possibili meccanismi d'azione della cicoria. La loro conclusione è che non si tratta di un singolo componente, ma di un insieme di molecole che agiscono in sinergia con in testa l'acido cicorico, il taraxasterolo, i lattoni sesquiterpenici e l'inulina. Né si tratta di un solo meccanismo, ma di una fortunata sinergia tra azione ipoglicemizzante, antiossidante, antinfiammatoria e probiotica.
Per quanto riguarda l'effetto di protezione cardiovascolare, certamente contano gli effetti antiossidante, antinfiammatorio, ipoglicemizzante e probiotico, a cui vanno aggiunti l'effetto ipocolesterolemizzante, non solo per il meccanismo di escrezione biliare che dicevo prima, ma anche per via dell'inulina, e poi ancora un effetto anticoagulante, antitrombotico e vasorilassante, soprattutto legato ai polisaccaridi, che aiuta quindi a tenere sotto controllo la pressione del sangue e a mantenerne la fluidità. Per quanto riguarda l'attività antitumorale, di nuovo abbiamo l'effetto protettivo legato alle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, immunomodulanti e probiotiche. In più è stata dimostrata in vitro anche un'attività pro-apoptotica e un effetto antiproliferativo degli estratti di tarassaco e di cicoria. Per finire, a queste erbe si riconosce un'attività antimicrobica ad ampio spettro. Come ben riassunto in questa review, sono documentati effetti antibatterici, antivirali, antifungini ed antielmintici, tanto che, secondo gli autori, è anche commercialmente interessante per ricavare estratti da usare in industria alimentare come additivi conservanti naturali utilizzabili al posto di quelli di sintesi. Gli estratti di queste erbe sono effettivamente attivi contro molti patogeni, inclusi quelli foodborne, e contro infezioni del tratto digerente, respiratorio e sistemiche. Un altro uso tradizionale è antielmintico contro le parassitosi intestinali, soprattutto per via dei suoi oli essenziali come la canfora, suggerito anche in allevamento per evitare parassitosi negli animali. Entrambe le piante sono interamente commestibili in tutte le loro parti, foglie, fiori, radici e semi, anche se le varie parti si utilizzano in modi diversi. In primo luogo le foglie, che si possono consumare crude in insalata, soprattutto quelle giovani e tenere, oppure bollite in zuppe, creme, minestre, oppure spadellate come contorno o incorporate a frittate, torte, salate, oppure fritte in olio o burro. Possono anche essere fermentate, generalmente insieme ad altre verdure, ad esempio in un kimchi alternativo con aglio e peperoncino. Dato il tradizionale utilizzo di queste erbe nelle cure detossificanti, se ne può bere il succo fresco, magari in un estratto o centrifuga insieme ad altre verdure, oppure si possono usare per preparare un ottimo infuso, lasciandone macerare una manciatina per una decina di minuti in una caraffa di acqua bollente, da bere poi caldo o freddo al posto dell'acqua, oppure ancora un decotto, facendo bollire per 10 minuti una manciatona di foglie in un litro d'acqua. Questo sarà più amarognolo, ma sarà sufficiente berne un bicchiere solo per sortire lo stesso effetto. Quanto invece alle radici, anche esse sono commestibili, previa cottura si fanno bollire finché diventano tenere e poi si mangiano come verdura, oppure si possono conservare sott'aceto o fermentare, oppure essere usate per infusi e decotti. Infine i fiori possono essere usati come tale per decorare le insalate, crudi oppure fritti in pastella, oppure anche loro si possono conservare sott'aceto o fermentare, in questo caso si prediligono quelli non ancora schiusi come si fa coi capperi. Solo lo stelo dei fiori è meglio escluderlo perché è più ricco di gomme e quindi più a rischio di essere allergizzante e di avere effetti narcotici. Dei fiori vanno molto ghiotte anche le api e il miele di tarassaco è uno dei mieli monovarietà più diffusi in Italia. Sia le foglie che le radici che i fiori vengono utilizzati tradizionalmente per aromatizzare alcuni vini o liquori, e specificamente i fiori del tarassaco per aromatizzare alcuni dessert e per produrre estratti da uso in pasticceria e anche per colorare di giallo alcuni formaggi. Foglie, radici e fiori possono anche essere fatti essiccare e poi conservati in un barattolo da usare per infusi, decotti, bevande digestive, vini aromatizzati o soft drinks. Foglie e fiori si raccolgono soprattutto in primavera e estate e basta lasciarli un po' all'aria per farli essiccare. Le radici invece vanno tagliate per il lungo oppure a fettine se sono più grandi per facilitarne l'essiccazione, oppure fatte essiccare in essiccatore. Si può preparare ad esempio un infuso di foglie secche lasciandone circa 15 g in infusione in un litro di acqua bollente, oppure un decotto di radici facendone bollire circa 50 g in un litro d'acqua. Infine, le radici di cicoria, grazie alla loro abbondanza di inulina, ma anche quelle di tarassaco, vengono tradizionalmente utilizzate, essiccate e poi torrefatte per produrre una bevanda sostitutiva del caffè, ma senza effetti eccitatori, che noi tendiamo a chiamare poco graziosamente succedaneo del caffè. E vabbè, se pensiamo di bere caffè sarà inevitabilmente un'altra cosa, ma se invece di dire sempre caffè d'orzo, caffè di cicoria eccetera togliamo la parola caffè dall'equazione e le consideriamo bevande a sé stanti con la loro identità, che non deve per forza espletarsi nel deludente tentativo di imitarne un'altra ma gode di autonoma dignità, allora quella di cicoria diventa un'ottima e deliziosa bevanda da bere calda o fredda, senza alcun potere eccitante, ma che ci permette di sfruttare
parlare blandamente un po' delle virtù di questa pianta, quindi digestiva, depurativa e lenitiva. È una bevanda del tutto simile, si può ottenere anche dalla radice di tarassaco, si possono anche produrre in modo casalingo facendo essiccare le radici, poi passandole in forno a 200 gradi finché diventano scure e infine macinandole. Peraltro, se mescolate al latte sono anche molto più digeribili perché forma dei coaguli più piccoli, laddove il caffè nel latte forma coaguli grossi più difficili da digerire. Ma veniamo ora ad alcuni esempi di utilizzo culinario di queste erbe con 6 facili piatti che vi presento qui rapidamente, ma dei quali potete trovare gli appunti nella sezione dedicata sul nostro sito www.spaziosfera.com. La cosa più semplice è utilizzare le foglie, soprattutto quelle più giovani e tenere, così come sono crude in insalata. Ad esempio qui preparo al volo una insalatina di cicoria selvatica che servirò con chutney di cipolle rosse, al kekenji e scaglie di pecorino. Non devo fare altro che raccogliere e pulire una manciata di foglie di cicoria selvatica, privandole delle parti più coriacee del gambo, tagliare il pecorino a scaglie sottili e unire nel piatto le foglie di insalata, gli alche kenji, le scaglie di pecorino e accompagnare con un cucchiaio di chutney di cipolle. I commensali potranno poi condire a piacimento e amalgamare gli ingredienti. Oppure qui faccio una tartare di capesante con tarassaco, melograno, menta e semi di canapa. Lascio innanzitutto scongelare le capesante e ne taglio a dadini il muscolo, cioè la parte bianca. Il corallo, la parte rossa e arancione, potrà essere utilizzato in altre preparazioni, ad esempio un sugo per la pasta. Raccolgo e pulisco una manciata di foglie di tarassaco, qualche foglia di menta, trito un pezzetto di zenzero e taglio a striscioline le foglie di menta e di tarassaco. A questo punto preparo una marinatura con olio di canapa, aceto di riso, sciroppo d'acero, insaporisco a piacere con sale e pepe, ci unisco lo zenzero, la menta, il tarassaco, qualche chicco di melograno, arilli se vogliamo essere botanicamente ineccepibili, poi anche del succo di limone e un po' di scorzetta di limone grattugiata. Mescolo bene tutti questi ingredienti e incorporo i dadini di capesante crude lasciandoli a marinare per almeno mezz'ora. Non mi resta a questo punto che servire con una spolverata di semi di canapa appropriati, visto che ne ho utilizzato l'olio per la marinatura, e decorando a piacere con una fogliolina di menta, uno spicchietto di limone e qualche chicco di melograno. Sempre per rimanere in tema crudista, facciamo poi un pesto di tarassaco, noci e tanaceto che useremo come accompagnamento per un sashimi di manzo. Qui si tratta di raccogliere e pulire una manciata di foglie di tarassaco e qualche foglia di tanaceto o erba di San Pietro, tagliare le foglie e unirle in un mixer insieme a qualche noce, una generosa dose di olio extravergine di oliva, poi piacere sale, pepe e peperoncino. Aggiungo anche un paio di cubetti di ghiaccio per scongiurare il surriscaldamento durante l'operazione, quindi evitare l'ossidazione mantenendo verde chiaro il colore del pesto. E a quel punto aziono il mixer fino a ottenere un composto omogeneo, aggiungendo, se necessario, ancora dell'olio. A questo punto taglio alcune fettine di carne di manzo e preparo anche un condimento con un cucchiaio di aceto di riso, uno di salsa di soia, uno di sake e uno di mirin. Mescolo bene, intingo ciascuna fettina di carne nel condimento, la sgocciolo e la dispongo nel piatto. Ci metto anche il pesto di tarassaco e completo il piatto con qualche germoglio di ravanello e una spolverata di semi di sesamo bianco. Naturalmente il pesto di tarassaco lo potete utilizzare in 100 altri modi, come veloce condimento per una pasta o per un'insalata o per una bruschetta. Quello che vi avanza potete conservarlo in frigo coperto di olio per una settimana, se no potete tranquillamente congelarlo per molti mesi. In questi primi esempi abbiamo utilizzato le foglie crude, nei prossimi 3 invece le sottoporremo a cottura. Ad esempio possiamo preparare del riso selvatico con cicoria, malva e ortiche. Raccogliamo e puliamo una manciata di foglie di cicoria selvatica, di malva e di ortiche e tagliamo le foglie a striscioline. La soluzione più semplice per non pungerci con le ortiche fresche è arrotolare le foglie di ortica all'interno delle altre, in modo che restino all'interno e il rotolino si possa afferrare senza problemi mentre si taglia. Poi tagliamo anche qualche anello di porro e una piccola patata a cubetti. A questo punto mettiamo in una casseruola il riso selvatico, il porro e le patate, copriamo d'acqua e insaporiamo a piacere con sale, pepe e peperoncino. Se desideriamo la completa evaporazione dell'acqua, lasceremo circa 0,5 cm di acqua sopra la superficie del riso all'inizio della cottura. Il piatto è ottimo tuttavia anche al cucchiaio con un po' di brodo residuo, in questo caso metteremo un po' più di acqua.
Portiamo a ebollizione e lasciamo bollire a fiamma media. Qualche minuto prima della fine della cottura aggiungiamo anche le foglie di erbe selvatiche e mescoliamo bene prima di servire. Vi ricordo che il riso selvatico si chiama così ma non ha nulla a che fare col riso al di là della vaga somiglianza nella forma dei semi che sono però molto più allungati. Quello che uso io qui è zizzania acquatica, la varietà più diffusa e nutriente originaria del Nord America e consumata da tempi immemori da molte popolazioni native. Altro modo tipico e facilissimo di utilizzare le erbe selvatiche è una veloce passata in padella. In questo caso spadelliamo cicoria selvatica, tarassaco e foglie di zucchina. Chi coltiva zucche e zucchine nell'orto ne ha sempre in abbondanza, ma si dimentica spesso che sono perfettamente commestibili. Serviremo poi il tutto con una farinata di piselli. Innanzitutto raccogliamo una manciata di foglie di cicoria selvatica, di tarassaco e di zucca o zucchina, le puliamo e le tagliamo a striscioline. Tritiamo finemente uno spicchio di aglio fresco, prendiamo un rametto di rosmarino e ne stacchiamo gli aghi. In una padella facciamo insaporire un filo d'olio con aglio e rosmarino, poi aggiungiamo le foglie, le lasciamo soffriggere un po' e infine sfumiamo con un po' di vino bianco. Condiamo a piacimento con sale, pepe e peperoncino e lasciamo completare la cottura per alcuni minuti aggiungendo se necessario un poco di acqua. Per preparare la farinata di piselli dobbiamo invece unire la farina di piselli con un quantitativo d'acqua pari al triplo del suo peso, mescolare bene con una frusta e lasciar riposare almeno 6 ore ma anche un giorno intero, condire con olio d'oliva e sale a piacimento, mescolare bene e disporre su una teglia da forno oliata in modo che lo spessore sia di circa mezzo centimetro e poi cuocere in forno a 220 gradi per circa 10-15 minuti o comunque finché la superficie comincia a formare uno strato croccante. In questo caso io preparo in modalità aperitivo facendo dei quadratini di farinata di piselli e disponendovi sopra le verdure. Per finire preparo sempre in padella un contorno di tarassaco e menta fresca che servirò su una purea di fave. Ancora una volta raccogliamo qualche manciata di foglie di tarassaco, le puliamo e le tagliamo grossolanamente. Tritiamo anche un po' di scalogno e lo facciamo soffriggere in padella con un filo d'olio. In questo caso uso come condimento anche un cucchiaino di arissa e poi sfumo con un po' di vino bianco. Aggiungo infine il tarassaco, copro col coperchio per un minuto fino a che le foglie si sono ridotte e ammorbidite e completo la cottura senza coperchio fino a completa evaporazione del liquido. Tengo da parte intanto nella stessa padella riscaldo le fave già cotte insieme a cipolla, aglio, sale, pepe, peperoncino e un trito di menta fresca, poi frullo il tutto fino a ottenere una purea. Anche in questo caso compongo dei bicchierini in monoporzione con una base di purea di fave e un top di tarassaco e decoro infine con una fogliolina di menta fresca. E allora buon foraging e buon divertimento se decidete di cimentarvi con cicoria e tarassaco. Io mi fermo qui, ma non prima di avervi ricordato, oltre al sito www.spaziosfera.com, anche gli account Instagram, Twitter e Facebook @spaziosfera e poi ovviamente la regola delle regole, che è questa: vita quieta, mente lieta e moderata dieta. Tutto chiaro? Very full.